Con 3 mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, l'Autostrada del Sole, colonna dorsale e chiave di volta ad un intero sistema di comunicazioni veloci, destinato a sostituire la vetusta rete stradale italiana, sarà compiuta alla fine di settembre. Intorno al 1950 non esisteva in Italia una rete autostradale, ma solo pochi tronchi e di limitata capienza. A sud, la Napoli-Pompei. Nel centro nord, la Firenze-Mare, la Genova-Serravalle, la Torino-Milano-Brescia, la Padova-Mestre e i tronchi che da Milano andavano a Sesto, Varese e Como. Ma il 21 maggio del 55 il Parlamento approvò il cosiddetto piano Romita per le autostrade e i primi stanziamenti. Seguirono il raddoppio delle vecchie autostrade, il piano dell'IRI e la legge del luglio 61. Oggi le autostrade in esercizio misurano 1467 km, di cui la Roma-Napoli-Salerno al sud e al nord e al centro, in aggiunta alle precedenti, la Torino-Ivrea, la Brescia-Padova, la Milano-Serravalle, la Ceva-Savona, la Milano-Bologna-Firenze-Valdarno, la Orte-Roma, questi ultimi due come tronchi della quasi compiuta Autostrada del Sole. I chilometri di autostrade attualmente in costruzione sono 1413, a sud la Napoli-Avellino e alcuni tratti della Salerno-Reggio Calabria, la Canosa-Bari e un tratto della Palermo-Catania. Al centro la Roma-Civitavecchia e la saldatura dell'Autostrada del Sole tra Roma e Firenze. A nord numerosi tronchi fra cui la Ferrara-Bologna-Rimini, buoni tratti dell'Autostrada Ligure, la Fossano-Ceva, la Como-Chiasso, la Trieste-Udine. Le autostrade progettate per il prossimo decennio misurano 1835 km. Dal centro al sud sono previsti i completamenti della litorale adriatica, della trasversale Napoli-Canosa, della Salerno-Reggio Calabria, della Palermo-Catania-Messina. Dal centro salendo al nord si incontrano i progetti della Roma-L'Aquila e della Roma-Avezzano, il completamento della Ligure da Ventimiglia a Livorno e i numerosi altri progetti, fra cui fa spicco l'autostrada che dal Brennero dovrebbe incrociare la Torino-Milano-Venezia e congiungersi con l'Autostrada del Sole a Modena. E questo è il tracciato completo della rete autostradale italiana per un totale di 4.700 km, come dovrebbe risultare fra 10 anni, se i lavori attuali saranno compiuti e i progetti realizzati. Fondamento e condizione dell'intero sistema sono i 753 km dell'Autostrada del Sole Milano-Napoli. Per questo, nel rievocare oggi la data del 15 maggio 56, quando il presidente Gronchi pose a San Donato Milanese la prima pietra dell'Autostrada del Sole, si guarda a quell'episodio di cronaca come a un momento storico per lo sviluppo civile del nostro paese. Al fianco di Gronchi era lo scomparso ministro Romita e la sua presenza significava, in quel momento di faticosa ascesa e di progetti più generosi che chiari, la volontà politica di aiutare la trasformazione della nostra società favorendone la mobilità e i rapporti. Oggi, dopo 8 anni di lavoro, l'Autostrada del Sole è in vista del traguardo. Queste le tappe della sua costruzione. 1958, dicembre, Milano-Piacenza. 1959, febbraio, Napoli-Capua. Marzo, Piacenza-Parma. Giugno, Parma-Modena. Luglio, Modena-Bologna. 1960, dicembre, Bologna-Firenze. 1962, giugno, Roma-Frosinone. Settembre, Frosinone-Capua. 1963, settembre, Roma-Magliano-Sabina. Questo segmento di 53 km apriva l'ultimo grosso tronco dell'autostrada, quello centrale, tra Roma e Firenze. Lo percorriamo ora insieme, varcato il Tevere sul viadotto di San Giuliano, diretti in rapida corsa al nord, lungo il tratto che ci separa da Orte e che fu aperto al traffico nel dicembre dell'anno scorso. Orte non era per molti italiani nulla più d'un nome, il nome di uno scalo ferroviario, sosta obbligata dei treni che da Roma vanno in Umbria, in Toscana, nelle Marche.
Oggi l'autostrada sembra averle ridato dignità estetica e valore scenografico, sia che la si guardi far da sfondo fra gli imponenti piloni del viadotto di Magliano, sia che la si saluti in corsa, aperta ai venti su un poggio che domina l'ampia e variata Valle Tiberina. A Orte si lascia oggi il tratto pubblico e si entra nel tratto in costruzione dell'autostrada del Sole, ma il più è già fatto, siamo alle rifiniture, e soltanto pochi giorni ci separano dalla congiunzione di Roma a Orvieto. Tra le benemerenze culturali e turistiche dell'autostrada ci sarà appunto questa, di avere avvicinato alle grandi città l'Umbria e Orvieto, quella con il suo verde, questa con i suoi capolavori d'arte e di storia, riofferti alla lettura di quanti, domani da Roma, dopodomani da Firenze e magari da più lontano, vorranno passare anche solo poche ore tra le mura della città. Dopo Orvieto, indugiamo qualche secondo nella illustrazione di queste immagini presentate in anteprima come saggio d'un percorso che a ottobre sarà di tutti, l'autostrada del Sole abbandona il Tevere che ha seguito fedelmente fino a qui, tangente alle sue anse, scavalcandolo 9 volte, e punta verso Chiusi e Chianciano. Nel tratto fra Chianciano e Arezzo si incontrano numerosi cantieri. Questo tratto sarà l'ultimo ad essere aperto al traffico, destinato a far la saldatura fra i tronchi centro-settentrionale e centro-meridionale. Per chi non vorrà servirsi dell'autostrada soltanto come mezzo veloce di transito fra città lontane, ricordiamo che non lungi dalle stazioni che punteggiano questo tratto, a destra e a sinistra, numerosi piccoli centri e luoghi meritano una sosta e una visita non frettolosa. Da Città della Pieve a Montepulciano, da Pienza e la Val d'Orcia a Sinalunga, col suo Signorelli e i ricordi garibaldini. E non dimentichiamo che anche per raggiungere Siena saranno in molti a preferire questa strada. Di Arezzo e della sua provincia che l'arteria autostradale percorre nel suo mezzo, volgendo poi a sinistra, non si può dire, come per altre illustri cittadine, che la nuova strada l'abbia tolta all'isolamento, poiché Arezzo è da sempre sulla via maestra che da Firenze va a Perugia e Roma. Ma che l'autostrada rappresenti un invito all'indugio per chi consideri Arezzo come meta e non come passaggio è anche troppo evidente, così come evidenti ne sono i meriti d'arte e di storia, e chiare le premesse per un fecondo sviluppo. Una sosta merita il ponte in località Levane, uno dei tre che travalicano l'Arno. Dirne la bellezza è poco. Adesso, ricordiamo qui, sarà dato il nome di Giuseppe Romita, perché la stima e la gratitudine abbiano un segno. Siamo in piena Val d'Arno. Il paesaggio si fa diverso, più rotto, più verde. Le chiarità umbre e tiberine, le secche crete della regione senese, sono un ricordo. Pochi chilometri ancora e ci attende la stazione di Val d'Arno, nel punto in cui l'autostrada si riapre al pubblico. Chi ricorda le tortuosità della Cassia, le sue amene ma faticose prospettive, si stupirà del facile scorrere dell'autostrada del Sole in questo tratto. Firenze è vicina, si sente già al paesaggio di colline mobilissime, al cipresso, all'ulivo. Il piede preme allegro sull'acceleratore. Un balzo ancora, pochi minuti e appare al fondo della strada la Certosa di Firenze. Il collegamento tra le due Italie è un fatto compiuto. Non saranno i ritocchi che ancora restano da fare e non sarà l'inaugurazione che, solenne come l'evento merita, gli darà il giusto risalto pubblico ad aggiungere granché a questa magnifica realtà, che abbiamo voluto anticiparvi nei suoi aspetti ancora inediti ma già molto concreti. Il discorso a questo punto muta. Fatta la strada, occorrerà che se ne faccia buon uso in tutti i sensi, perché essa si inserisca come un organo vivo nei tessuti della nostra vita civile.